eccoci qui, Vittorio Feltri con noi. Ciao Vittorio, ciao ciao. Ciao ciao, un saluto a tutti. Come stai? Molto bene, molto bene. Un trionfo. Un trionfo, meno male, sempre un trionfo. È pazzesca questa cosa qua, cioè, prima abbiamo avuto due persone di 75 anni che sembrano molto più vecchie di te in realtà nello spirito, però comunque presenti, presenti, che ancora a 75 anni dopo 51 di matrimonio, 51 di matrimonio, è una roba da perversione mentale, diciamo, due persone che stanno sempre insieme dopo 51 anni e che hanno avuto una vita praticamente, no, da quello che sono riuscito a capire, molto simbiotica, no, simbiotica, di grande simbiosi. C'è una perversione, no Vittorio, in questa cosa qua, cioè non è possibile. Ma guarda, se è una perversione ce l'ho anch'io, perché sono sposato da 50 anni, non 51 ma 50, il che diciamo non mi ha procurato molti problemi, anzi mi ha consentito di risolverne. Cioè tu dici che il matrimonio serve soprattutto per una questione di dout des, praticamente, è una situazione in cui ci si può accomodare, dici, no? No, io non è un rapporto di dout des in senso stretto, quello vale di più nel settore commerciale, diciamo che io con mia moglie e immagino anche coloro che mi hanno preceduto alla radio, sia un rapporto di mutuo soccorso. Beh, questo è buono, sì, questo è buono. Sì. Se si accetta in questo senso, si sta insieme anche volentieri. Io quando al venerdì sera rientro a casa mia e trovo mia moglie, sono felice di vederla e con lei sto volentieri. Però tutti i giorni non ci staresti, impazziresti ogni giorno. Ma cercherei di evitare una frequentazione così assidua. Questo non c'è dubbio. Questo non c'è dubbio. Ma questo con chiunque, le frequentazioni assidue dopo un po' diventano pesanti, su questo non c'è dubbio. No, però in particolare con le mogli e con le compagne, anche i rapporti sessuali. Ma anch'io e te, Cruciani, ci vogliamo bene, però tu stai a Milano e io me ne sto a Roma. Se ci vedessimo tutti i giorni in redazione, probabilmente il nostro rapporto sarebbe diverso. Può credo, essere, però, può insomma. Essere. Io la cosa che però c'è da aggiungere anche, caro Vittorio, che immagino che dopo 50 anni di matrimonio i rapporti sessuali siano finiti da un pezzo. Cioè, questo diciamo. Ma quello è del tutto fisiologico. Non è neanche il caso di entrare nei particolari, ma mi pare che ci siano molte altre cose che possano unire due persone. Intanto noi abbiamo avuto insieme quattro figli, li abbiamo cresciuti abbiamo diciamo così gestito anche una situazione familiare in modo soddisfacente. Tutto questo è un buon motivo per rimanere insieme, anche perché se tu cominci a separarti da una esci da una gabbia e poi entri in una gabbia identica a quella dalla quale sei fuggito, e alla terza separazione finisci sull'astrico. Vai a mangiare alla Carità, non c'è dubbio. Io ho voluto evitare questa evenienza con un discreto successo, anche diciamo, no? direi di sì. Anche se tu ricordi l'ultimo rapporto sessuale con tua moglie, adesso senza mancare di rispetto, mi ricordo perché l'Italia aveva vinto i mondiali. All'82, quelli dell'82, quelli dell'82. Evitiamo di dare delle date che potrebbero immagino quelli dell'82, così a occhio, no? A occhio. 1982, ovviamente. 1982, ovviamente. Nell'Ottocento ancora non c'era. Adesso potete dedicarvi insieme, ad esempio, all'accoglienza dei migranti. Cioè, visto che avete cresciuto dei figli, avete fatto delle cose straordinarie, hai guadagnato un sacco di soldi, puoi dedicarti a fare del sociale. Ma perché dovrebbe accogliere i migranti? Sei tu che dovresti accogliere i migranti. Chiedo al direttore. Lascio tutti i migranti a te, io non li voglio neanche vedere. Adesso però vi dico una cosa anche simpatica. La mattina del sabato e anche della domenica, quando esco di casa, mi devo riempire le tasche, che cerco di raccogliere anche durante la settimana. Perché ogni negro, non si può dire negro, nero che incontriamo, io essendo con mia moglie, essa mi costringe a dare un euro o due, qualche volta dice ma come sei tirco, dagliene tre, a tutti i negri che incontriamo. Quando rientro in casa ho le tasche tutte vuote, ma a me non è che mi stanno antipatici, basta che non mi vengano diciamo in casa, che io non... non è che ce l'ho con i migranti, ce l'ho con la mancanza di una disciplina che regoli gli arrivi. Ma qui alla fine glieli dai i soldi,
Ma io glieli do, ma certo, ma cosa vuoi che me ne porti di dare qualche euro dei poveracci che poi aiutano mia moglie anche a trascinare il carrello del supermercato? Questo è buono, io, sì, io non esco dalla macchina, io l'aspetto lì, lei si fa aiutare dal negro, ci porta. Ma come? Il negro cosa fa? Se vuole l'euro, ma vai tu, scusa, direttore, dagli una mano tu. Ma vai tu. Mica mia moglie, scusa, mica mia moglie. Se non è tua moglie, che te frega a te se io lascio andare il negro? Ma non so, non capisco perché tu ti occupi dei cazzi miei. Cioè, abbi pazienza. Ha ragione Vittorio, scusa, stai in macchina e non gli va di andare al supermercato, scusami, perché andare al supermercato è volgare, immagino. Ma Vittorio, per galanteria, uno va per galanteria, le spinge il carrello alla moglie e poi carica le cose in macchina. Ma falle su, non per credere che le faccia anch'io, che sono diverso da te. Io sono democratico, tu sei un comunista del campo. Cioè, scusa, vogliamo parlare del fatto che andare, ti immagini Vittorio che va al supermercato a spingere il carrello della moglie con la spesa. Ma dire, una scena meravigliosa, una scena stupenda. Ma per chi mi prendi? Ma come? Mi pare un gesto anche di grande galanteria, anziché trovare il ragazzotto di colore neanche gli inglesi con gli indiani trattavano così, guarda. Ma perché mi frega degli indiani? Tu vieni sabato con me, andiamo tutti a fare la spesa, tu aiuti mia moglie col carrello, così sei contento e l'euro lo do a te. Ma non è mia moglie. Scusa, invece di spingere il carrello, non è meglio dare 2-3 euro a qualche, come dice, sì, per carità, qualche bene, neger che sta lì al supermercato? Scusa, è molto meglio. Uno fa opere di bene più di te, che non vuoi la Roma a casa. Ma no, io ho già una persona che collabora e vive con noi, quindi non c'è. Ma io non riesco a immaginare Parenzo che si toglie dalle tasche un euro, visto che lui ha le tasche piene di piranha, che come mette le mani in tasca gli vengono divorate. Quindi, ecco perché lui fa tutti questi discorsi. Allora, fermiamoci un attimo e dopo teniamo un attimo Vittorio, perché vogliamo discutere della cosa incredibile di Asia Argento, queste denunce vent'anni dopo. Sì, ma anche della legge elettorale, però. Ma non gliene frega un cazzo a nessuno della legge elettorale. A lui sì. Ma no, non credo. Guarda, adesso sentirò quello che dice Vittorio. Poltrini, scusami, sei una brava ragazza. Poltrini, sei un'amica dei cristiani ed è morta. Intervengano i commessi. Poltrini, ed è morta. Ma io gli dico, no, ma certo, ma cosa vuoi che me ne porti di dare qualche euro dei poveracci che poi aiutano mia moglie anche a trascinare il carrello del supermercato? Perché io non esco dalla macchina, io l'aspetto lì, lei si fa aiutare dal negro, ci porta. Il negro cosa fa? Se vuole l'euro, qualcosa dovrà fare. Allora, abbiamo con noi Vittorio Feltri. Parenzo voleva chiedere a Feltri sulla legge elettorale, ma a noi, caro Vittorio, della legge elettorale non ce ne frega assolutamente una mazza, lo possiamo dire? Guarda, il mio interesse per la legge elettorale è pari all'interesse che ho per il comportamento sessuale degli scarafaggi, quindi zero. Ma ragazzi, dai, su. Ma voi davvero pensate che interessi a qualcuno? Della fiducia. Ma no, su questo fatto tecnico della fiducia. Ma chi che se il ne frega? Ma perché ci dovremmo interrogare sulla fiducia che pone il governo? Non interroghiamoci. Va bene, una forzatura, d'accordo, tanto lo fanno tutti. Anche Renzi aveva detto mai più fiducia, poi ha fatto colpi di fiducia, ha approvato quello. Ma secondo voi la gente è appassionata di questo tema per davvero? Ma cioè, poi non si capisce niente. Se tu fai delle domande alla gente normale, alla gente comune, in che cosa consiste la nuova legge elettorale, non te lo sa dire. L'unico aspetto positivo è che sono state definitivamente archiviate le preferenze, che sono una fonte di corruzione, voto di scambio e cose del genere. Sì, ma quello anche prima, chi grida al fatto che oddio, non si possono scegliere i deputati, sono delle puttanate. Non si possono scegliere, perché già sono eletti, se poi li dovessimo scegliere noi, chissà cosa succederebbe. Ancora peggio, dici tu. Sicuramente. No, senti, ti voglio chiedere una cosa, ma la vicenda di Asia Argento non è assurda? Cioè, qualcuno ha detto
Lei dice: io sono stata molestata, sono stata toccata, e chi mi critica, le persone che mi criticano sono dei mostri, siete tutti dei mostri. Ma noi semplicemente diciamo che dire 20 anni dopo che sei stata molestata, quando poi hai avuto una relazione, hai fatto un film con lo stesso signore, tu figurati. Parenzo, figurati un po', immaginate se questo tizio, invece di essere un sostenitore della causa democratica, un finanziatore di Hillary Clinton e uno molto, molto dentro, se fosse stato un amico di Trump, tu immagina fosse stato un amico di Trump, che cosa avrebbero detto? Ma Asia Argento l'ha spiegato, ha detto: solo in Italia vengo considerata colpevole del mio stupro perché non ne parlai quando avevo 21 anni e ero terrorizzata, sono delusa e triste. A me questa sua dichiarazione, quello, chiamatela come vi pare, via Twitter, mi pare... spieghi bene il contesto. Vittorio, aveva 21 anni sta ragazza, A me sembra strano che ci siano degli stupri consensuali, perché questa ragazza non mi pare che si sia opposta, e poi fa ancora più ridere il fatto che prima la danno via, poi piagnucolano un po' e dopo 20 anni si pentono e lo dicono accusando il presunto stupratore. Mi sembra addirittura paradossale. Sì, è presunto, perché se tu gliela dai consensualmente, non importa che sia più vecchio o più giovane, sei maggiorenne, gliel'hai data, dovevi non dargliela, perché mica tutte la davano a questo signore. Alcune hanno rifiutato. Bravo, e sì, invece che fare la parte in un filmino andavano a fare le commesse o le cassiere al supermercato. Nessuno ti obbliga a diventare una grande attrice, ma se tu sacrifichi, diciamo così, o sacrifichi si fa per dire, ma se tu la dai via per ottenere un vantaggio, è una forma addirittura di prostituzione. Ma pare uno si sente in soggezione. No, lui dice che è una forma questo, di prostituzione, scusi. Cioè in cambio di una cosa tu, a parte che fu un cunnilingus all'epoca, non era nemmeno un pompino. Tra l'altro, adesso doveva dare lei qualcosa al produttore. Tu dici al limite dove... Ma scusami, ragazzi, aveva 21 anni. Aveva 21 anni. Era in una condizione di assoluta sudditanza, anche se vuole per l'onorare rispetto. Cioè, sono forme oppressive. Vabbè, ho capito. Sono forme oppressive di usare il proprio potere, il proprio ruolo per imporsi su una ragazza. È una vergogna, è uno schifo. È uno schifo, è uno schifo. Certo che è uno schifo anche dargliela. Non è che uno schifo voleva... solo chiederla, la chiesa gliela data, cioè anche farsela leccare, dice uno schifo, dici farsela leccare da uno. Ma che discussione, ma che vuol dire? Questa si è sentita umiliata e per anni specifico. Sì, lei se l'è fatta leccare, tu dici che alla fine... Ma adesso, ma cos'è sta porcheria? Lei si è sentita umiliata. Porcheria, non dimmi che tu non hai mai leccata una. Sì, ma no, ma io adesso non mi interessa, non mi occupo di questa roba. L'importante è il dettaglio, il dettaglio è fondamentale. Cioè lui, dice lei, è stata costretta a farsela leccare. Ora dice come la Vittoria... Come fai? L'ha legata? Allora è stupro. Allora è stupro. No, non l'ha legata. Lei gliel'ha data... Sì. Che gliela data per ottenere la parte, probabilmente, o comunque perché è andata dal produttore, perché sperava che lui le desse qualcosa. Sì, sì. E poi gliela data nella speranza di ottenere quel qualcosa che noi ignoriamo, ma possiamo immaginare. Basta, sì. Finisce il discorso. Poi più volte è successo. Sì, no, poi non solo più volte è successo, ma dopo allora, è andata a Cannes. È sempre a intimidita, questa qui è sempre intimidita. Sì. Di fronte a una lingua si intimidisce, ma santo cielo, ma non mi raccontate della stupidità. Cioè, tu dici poi alla fine una slinguatina, non è che sia una cosa così. Ma no, io non ragiono in questo modo. È una forma di violenza inaudita. Ma non mi pare proprio una forma di violenza inaudita. Non ho mai visto fare della violenza con la lingua, mai. No, lui dice una violenza, diciamo, di testa da parte dell'uomo potente. La che costringe... situazione, ovvio, dai, okay. Ma certo. Ragazzi, ma c'è gente che si è rifiutato, c'è gente che ha detto no, grazie, se n'è andato. Non è che uno a forza con le catene si è messa lì a... Ma che ne sapete voi della condizione psicologica in cui si trovava a 21 anni la ottima Asia Argento, dai, ma no. Però mi fido del fatto che una ragazza... 13 anni, sì. Posso capire che 21 può anni essere, uno te ne puoi 21 anni in America, non è che fosse a Calascibetta, in America. Poi scusa, se a 21 anni sei cretino, poi sei cretino anche a 31, anche a 41, questo non c'è dubbio. State come al solito semplificando un argomento delicatissimo. Ma no, semplificando, non è delicato. È la lingua che è delicata.
Sì, questo sicuramente. Delicatissimo. Ma è un alimento delicatissimo. 21 anni dopo, perché? Qual è il problema 21 anni dopo? Non riesco a capire perché tu devi denunciare questa cosa. Perché ne sai tu, dopo. Se hai subito una violenza di quel tipo, magari non avevi il coraggio in quel momento, anche per umiliazione, di dirlo pubblicamente. Ma insomma, siete tutti filosofi lì dentro, mi pare. Questa ragazza ha avuto una riflessione piuttosto lunga, quantomeno inusuale, o mi sbaglio? Ah sì, è così. Almeno dai, insomma, ci sono violenze che non vengono confessate subito, ci sono violenze che anni, magari col passare anni. Degli anni, e vabbè, magari è una violenza come quella, ma sai. Ma perché ha avuto rapporti con questo per 5 anni dopo? Non l'ha considerato un mostro per i 5 anni successivi, no? Perché gli è piaciuto, evidentemente, se non poteva smettere di frequentarlo. Ciao Vittorio, ciao, ciao.